Benvenuti alla prima puntata di Mezzo Commander. In questa serie di video giocheremo delle partite non a Commander veramente, purtroppo, ma perché giocheremo su Arena e quindi giocheremo a Historic Brawl. Quindi faremo delle partite a quello che è più o meno metà del Commander. Quindi saremo in due giocatori, saremo io e Ale. Benvenuto. Ciao. Ale. E che mi accompagnerà in questa nuova serie in cui proveremo sostanzialmente dei mazzi diversi e ci sfideremo l'un l'altro. Quindi iniziamo subito a vedere cosa si propone oggi. Allora, io partirei con Golos. Ok. Golos Shrine. Interessante. Io inizio con Ginny Fay, una delle mie comandanti preferite delle ultime edizioni, ovviamente. Da grande amante delle pedine non potevo resistere, quindi ho deciso subito di montarla. Quindi, io ti ho mandato la sfida, dovresti riceverla con la sfida particolare degli amici. La Direct. Esatto. Okay, eccolo. Ecco. E iniziamo subito a vedere questa prima partita. Golos, ricordiamolo, tra l'altro è bannato in Commander, ma in Friendly Brawl si può fare tutto quello che si vuole. Bello. Io ho una mano con delle terre e delle magie, quindi direi che è soddisfacente. Inizierò pure. Bene. Così non peschi, perché siamo in due. Esatto. Perché questo non è Commander vero, ricordiamocelo sempre, purtroppo. No, questa non ci serve. Allora, tu giochi Golos, quindi farai Shrine, ce l'hai già spoilerato. Eh sì, vabbè dai. No, almeno Shrine non è così devastante come potrebbe essere Golos, probabilmente. Io inizio già con un pack leader fortissimo. Che cartone. Partiamo col primo, il più forte di tutti. Più forte di tutti solo perché costa uno. Io gioco già il comandante e iniziamo a attaccare. Qua siamo belli aggressivi. Anche se mi piacerebbe avere qualcosa per fare delle pedine. Beh, questa potrebbe funzionare. Va di secondo. Questo è quello che fa danno tutti i turni. Sì, all'inizio del mantenimento. Ok. Quindi il prossimo turno tu già farai due danni. Potrei giocare questo e morire, farti uccidere questo. No, giochiamo la terra che sicuramente ci aiuta. E sono abbastanza indeciso qua nella questione. Quasi quasi facciamo questo. Non so perché Arena vuole tappare le cose male. Sempre. Esatto. E proviamo a fare così. Menare. Esatto. Ti diamo la possibilità di ucciderci il pack leader, però a qualcosa bisogna rinunciare sempre. E in realtà già Onden della Rabbia Infinita è il secondo turno qua, mi sa che mi inchioderà parecchio. Sì. Sì. Ma questo pompa l'altro più che altro, perché non mi spaventa così tanto. No, esatto, è più per fare tre danni ogni turno. Esatto. Questa è una signora carta. Qui non ci facciamo niente al momento. Questo mi sa che faremo quello. Non è male questo mazzo, Non è male, ma mi rendo conto ora del fatto. Esattamente, il cane non è tappato, non posso pescare. Dannazione. E allora faremo il caro vecchio Riss. Growing Rights. Attenzione. Whiff completo, zero creature. Okay. Che dirò, è una cosa che succede spessissimo per me nei mazzi creatura, nei mazzi token. Usare Growing Rights of Hitlam per rampare, ma whiffare sempre sulla prima abilità di pescare, diciamo. Esatto. Ma magari tante spell per far pedine. No? Sì, perché normalmente ti basi più appunto su effetti, su abilità, su artefatti come la fontana, e quindi effettivamente non hai così tante creature. Però
Resta comunque da dire che è una carta molto forte già così. Mi pare che tu distruggi incantesimi non ce l'abbia fino adesso, perché l'avresti tolto. Sì, esattamente. No, potremmo anche averlo usato se ci fosse. Visto? Ok. Allora. Troppissime creature, però ci sono shrine in creatura e un altro paio di cose dentro. Sì, sì. Non è male come questione. Io penso che voglio flippare Growings, quindi facciamo lui da 3. E la fontana che ristappa Riss per fare un'altra pedina e attaccare di nuovo. Comunque, cioè... Comunque sono 6. Esatto! È una cosa che non stavo notando minimamente perché sono troppo impegnato a cercare di mantenere un board con tutte queste rimozioni. Ok. Non eccezionale. No, esatto. Destiny non so se era la carta che volevi girare. Esatto. Vabbè, mi sa che mi conviene difendermi qua, ho gioco Golos. Ok. Golos almeno blocca tipo tutto. Mi cercherei. Però hai lasciato Riss, potrebbe essere un problema, te lo dico. Aspetta, sai che non è legale Field of the Dead. Non è legale, ma come abbiamo controllato in Friendly Brawl puoi giocarla comunque sfidandoci direttamente. Immagino che come? Per la tua fortuna che non ce l'ho nel mazzo, per tua fortuna. No, in questo non l'ho messa neanche io, però ho controllato un altro mazzo che forse giocherò più tardi e effettivamente c'è. Vabbè, l'unica opzione qua è World 3, direi. Fix al mana. Ok. E giocherò una Bojuka Bog per esiliare quel cane. Oh no, il cane. Allora, io potrei fare questa cosa. E mi avanzerebbero esattamente 0 mana, che non è ottimale. Potremmo fare questa cosa qua, che non cambia niente. Non sono contentissimo, eh. Il prossimo turno tu giocherai un'altra creatura gratis, avrai mana per fare Golos almeno una volta. Come ti faccio questi ultimi danni? Questo dà anche... non da travolgere, quindi non ci piace. Questo morirebbe... questo non muore il prossimo turno. Ah! Però dobbiamo attaccare con tutto per fare una pedina, non ci piace. Facciamo così. Marcia non ci serve adesso. Questa carta meravigliosa. Bellissima. E... prende un'altra carta stratosferica. Attacchiamo con loro. E questa me lo ristappa per fare un'altra pedina ancora. I cittadini qua aumentano la vista d'occhio. Maraldico adesso. Se mettessero anche quello sarei molto contento. Vabbè, Riss ci saluta. Ah, Lela! Lela non è male. Che bella anche questa. Perché adesso faccio questo. Ma Ale, sono io quello che doveva fare le pedine? Ah, scusa. Direi che passo. Ah, tieniti sulla difensiva qua. Esatto. Con tutti i mana con i mana di tutti i colori. Allora, io vorrei fare questo. Però poi non ho mana. Ah, però mi rimane il doppio mana per questo. Ma sì, facciamolo. Vediamo se c'hai questo counter. No, non c'ho più counter. Io. Questa è un'ottima notizia. E attacchiamo con tutto. Fai altri 3, porco cane. E questo mi fa danno dove voglio. Assolutamente sì. E anche questo è molto interessante, perché potrei fare un dannetto qua, toglierne uno. E un dannetto qua. E un dannetto qua.
siccome ho paura, faccio fare quelle cose sporche. Vabbè, possiamo fare adesso. Porco, ma aspetta, c'è pure Word C'è finta Word 3 lui. vite. Sì, questo mi Ah, però no, in realtà non è Word. cast, ok. Esattamente, non prende le abilità. Perché Quindi mi sa che lo facciamo. è stato fatto tipo il. Tu me ne fai 3? Io dico va bene. Fammi pure questi 3 danni. Così di nuovo. A questo punto. Sì, facciamo un altro dannetto, una cagozza. Eh Devo fartelo per combat. sì, con Rabble Rousing potevi immaginare che non sarebbe andata bene. Ok. Sei a 5, con 5 creature. Mi sento in una buona posizione. Ah, gli Shintai di Kamigawa effettivamente sono creature, quindi il ponte prismatico può tirarli fuori. Esatto, sì, quindi ho almeno 5 che posso tirarmi fuori col ponte, più le altre di supporto, tipo appunto Destiny Spinner. Sì, chiaro. Ovviamente, come in tutti i mazzi, le creature che La giochi. ruota. Oh, guarda, Oh, bella roba. quando entra, cerchi un incantesimo e te lo metti in mano. No, in cima al mazzo. In cima al mazzo. Ah, in cima al mazzo. Ok, Moon Blessed Cleric. Ok. Cercare qualcosa. E lanciarlo poi con Golos. Le sinergie sì, qua sono È che quasi sì, infinite. prossimo turno giro di Prismatic Bridge. Il mantenimento. Però puoi metterti una creatura in quel caso. Sì. E ho già una mezza idea. Ho paura che sia un albero e sia monoverde e costi 7 mana. Ho paura di non averlo messo. Dio santo, vabbè, non c'è problema, troviamo qualcos'altro. Sicuramente qualcosa si trova. Il dubbio rimane se arriverai al prossimo turno, eh. Io te lo dico. Giusto, questo Bisogna mettere qua è vero. un po' di pressione psicologica. Non so, guarda, intanto metto questa e poi ci penso il prossimo turno, direi. Ok, per blinkare Golos tutti i turni. Oh, Moonblessed Cleric. Effettivamente. Beh, passi e ti macini di 5, no? Col Goshintai blu. Allora, diciamo che non lo farò neanche di macinare nessuno. Sì, per non sbagliarsi. Anche perché così ti tieni aperto questo Ma no, Sanctum. va Due. bene. Mi resta tre carte. Ah. 4, anzi. Allora, questa cosa. 5. 5 ne ho. Uno, Ancora uno. due, E tre, mi si cinque. attiva pure il Sanctum of Horus. È pericoloso quello. Se arrivo al prossimo turno. Allora. Se noi facciamo questa cosa. Ok, facciamo questa cosa qua. Ah, poi abbiamo finito il mana e allora giochiamo pure questo. Ah, interessante. Non so se abbia senso quello che sto facendo, te lo dico. In tutta sincerità. Vabbè, meglio per me. La mia idea ora è. Ah, però possiamo lanciare questo. Che è un'ottima cosa. Ah, così. Vabbè. Capitano sparisce. Finalmente tornano i cani. Ci gioca questo. Questi si schiantano tutti malissimo. Sì. Vabbè, Abbastanza. li ho trasformati in cani almeno. Esatto.
Tra l'altro i cani non mi fanno neanche pescare con questa, se entrassero dopo, quindi... Diciamo che ho bisogno di un po' di carte. Sì, rimettiamo in zona di comando. Adesso non sappiamo se arriveremo più a rigiocarla, però... Dirò, mi sembrava molto più solida la mia posizione, tipo, un turno fa. Invece... Invece sono successe delle cose. Sì, comunque mi ha triggerato, ho messo il trigger prima del Sanctum. Quindi... mi è mescolato tassa. Ah! Me l'ha messo automatico, io non ci ho fatto caso. Eh sì. Però va bene così. Vabbè. Tanto comunque hai tirato fuori qualcosa, hai tirato fuori lo Shintai bianco. Esatto. Che di per sé pensavo fosse quello che ti hai ricercato, perché l'idea di farti 1000 token per bloccare i miei... Al momento non durerà molto. Ok. E mi fa guadagnare anche un po' di vita. Molto bene. Mi sento un po' più... È un po' più tranquilla? Sì, abbastanza. E per essere ancora più tranquillo, metterei questo per fare un po' di bloccanti per il prossimo turno. E un altro 4-4, già che ci siamo. Potrei attaccarti di uno? Sì. Mi sa... No, non si sa mai, mi fido. Cosa ho pronto? In realtà niente. Meglio così, però. Per scartare te. Mi hai proprio smacciullato. Chi l'avrebbe detto che un mazzo pedine soffre la bratta? Avrebbe mai detto. Chissà quante altre ne ho pescate adesso. Vabbè, almeno più di 7 non puoi tenerne in mano. Infatti. Scartiamo le terre. 7. Ti dirò, sai che non posso fare molto. Cose. Niente di che al momento. No, praticamente niente. Fare un sacco di cose, sai. Tipo distruggermi tutto quello che io provo a giocare. Ok, 16 pedine. Si tassa un champion. Ok. Ora pesco un altro poco di carte. Attento, poi ti macini. Ah già, giusto, solo 50 carte nel mazzo. Ti avvia la terra. Insomma, la pesco. Nel dubbio, non rischiarsela. Ho un verde e un blu. Cioè, che sono 8 e 8. Farei un parallel lives. Fare un'altra onda in blu, però quella che pesca e basta. E questa mi milla sul serio. Questa sei uscire. Obbligato. 47 carte. Da che facciamo così. Ok. No, ma è ancora tutto sotto controllo. Io, d'altronde, ho zero carte in mano. Io posso ancora fare la ruota di Goros, comunque. Più di una volta, forse, anche, perché le tue terre tappano per il doppio di mana. Mi sa che c'hai ragione. Ah, questa carta effettivamente in un mazzo Enchantress è buona, sì. È pure un incantesimo. È pure un incantesimo.
Gioco, ovviamente, come sai benissimo, gioco anch'io il mazzo Shrine in Real. E effettivamente non ci ho mai pensato a questa carta, nonostante sia una carta che adoro in Kaikar. Esatto. Però giochi 5 colori. Sì, perché normalmente quando pensiamo agli Enchantress, pensiamo al bianco e al verde o un pochino di blu. E a quelle classiche carte come Setassan Champion che ti fanno pescare quando lanci incantesimo. Però, siccome che la maggior parte degli incantesimi non sono creature, Ora che ho usato tutto il mana che avevo in pool, posso entrare posso in iniziare a combat. usare le Non me l'ha usato. Quante carte hai in mano? Ah, solo 16. Boh, ho perso il conto qua. Sì, vabbè, ho fatto un errore madornale, ma quando si ha così tante carte in mano è abbastanza comprensibile. Facciamo che quel mana verde può andare. Diciamo che ti attacco. E perdi quel mana incredibile. Ah. Ancora 2 punti vita, eh. Sì. Ma in realtà, sai come potrei fare? Turno extra. Uff. No. Senza andare troppo per le lunghe. GG. Sei riuscito a battermi anche sul fronte delle pedine, questa cosa me la leggo al dito, Lo eh. fatti più in un turno che tu in tutta la partita. Sì! Hai pure giocato Parallel Lives, cioè proprio. L'hai Lo smacco. sbattuto in faccia così. Oddio. Non hai visto cosa avevi in mano? Hit by visitation. Beh, avevi tipo tutto il mazzo, quindi. Vabbè, In effetti, sì. allora direi che. Troviamo il Direct Challenge di nuovo. Challenge match. Vabbè, Golos è forte di per sé comunque, a parte il fatto che puoi usare tutti i colori, quindi boh, puoi usare tante carte che fanno sinergia tra di loro. Allora, Poi vabbè, la ruota l'ho usata solo una volta comunque, quindi dai. e beh, ha trovato Sanctum Fall che, diciamo, ha fatto sicuramente il suo lavoro. Credo di sì. Allora, io giocherò questo. Io penso scelgo questo, anzi, Decisione, eh. sì, questo va benissimo. È da tanto che non lo gioco, però dovrebbe andare bene. Ah, volo, bellissimo. Io ho deciso di fare il contrario e andare a 0 colori, il contrario di te. Con una mano decente. Anch'io non mi lamento troppo. Potrebbe andare meglio tipo trovare la terza terra, ma però non mi sento. Non ti Va senti bene. troppo preoccupato? Soprattutto anche per questo. Quello ci piace. Io inizierò con un Mark of Oraska. Ricordiamo che in Brawl si possono usare appunto le terre base di un colore, anche con un comandante incolore. Quando si monta il mazzo si sceglie una terra base, si può utilizzare quella. Altrimenti in commander normale questa cosa non sarebbe permessa, però in commander normale avremo le waste da giocare. Tu hai un mana dork e noi possiamo fare 4 mana, questo non ti rallenta, questo non ci serve a niente, però. Ah sì, facciamolo. Ecco tutti i miei sassi. Esattamente. Probabilmente giocherai solo creature, quindi non ti rallenterà molto. Però intanto lui sta giù. Non possiamo neanche fare il meno 2 per cercare un artefatto perché non c'è la Sempre mi sideboard. dimentico di avere in campo Il la Leyline. Leyline. Ma va bene. Tanto penso che non hai multi counter in colore. No, direi che non ne gioco molti. Io
io posso fare questa cosa che ci piace. Quello è forte. Che, ovviamente chi vede la mia mano sa che questa sarebbe stata una giocata molto più forte, ma abbiamo deciso di non farla perché era più bello così. E potremmo fare un 2-2? No. Vediamo se questa volta ti ricordi di passare il turno. Certo. Col comandante pronto. Usiamo Azor's Gateway. Ah, beh, si butta via questo. Tacchetto. Ah, che non ci serve. No, non serve niente quello. E facciamo questo. Quello serve. Questo appunto, potevo giocarlo il turno prima. Però non avevi giù creature. Però ti do per male lo stesso. Sì, non è che era brutta come cosa averlo. No! Ecco, come dicevo, fare il meno 2 non serve a niente. Non puoi prendere il... Potrei prendere... Ah, sai che è vero, effettivamente Lithoform è in esilio. Facciamolo. È come aver pescato una carta. E questa era una strategia che avevo assolutamente pensato. Certo. Ma non è attaccato? No, ho paura delle tue creature con flash qua. Ah, giusto. Devo proteggere il mio Karna, su cui si basa l'intera strategia di questo mazzo. Come hai ben visto. Già. Beh, è una combo con Azor's Gateway per pagare uno e pescare una carta. E non arrivare mai ad attivarlo. Ok, vabbè, io passerò perché come sai... Io lo so, e tu? Allora, quanto mana abbiamo adesso? Questo 6. Tacchete. 5. 6. Facciamo questo. Ugin. Scatoline. Ah, qualcuno qua li gioca i counter? No. No. Va bene, allora giochiamo. Però posso giocare tutto in flash, quindi. Facciamo che lui fa questo. Ok. Tra l'altro avrei. Che mi ti fa dei 4 punti? Sì. Uno. E facciamo questo. Cazzarola. Questo è pericoloso. Quello non mi piace. Poi entrerà anche lui, ovviamente. E questo si fa gratis, perché no? Però sta salendo bella veloce quella vita. Sì. Peccato che adesso non avevo altre cose da giocare. Direi che è il momento di arrischiarsi ad attaccare qua. Non temo le tue creature rapide, le tue creature con flash. Mi fai bene, perché non ne giocherò. E tanto se mi arrivano 50 danni in faccia di quanto sono, mi per ora. Effettivamente è una buona strategia la tua. Allora farei un doppio biscio. Molto buono. Altra carta molto forte con il ley line, vero? E un doppio uno. Ok, questo si sente già di più, specialmente perché effettivamente potresti sfruttare già subito il mana del cobra. Se pescassi le terre, intendo. Se pescassi le terre, ovviamente. Oh, guarda. Purtroppo, se avessi tirato giù anche quella di prima, non sarebbe stato male. Però non è successo.
Avresti avuto 5 mana pronti lì. Però in realtà dai, posso fare questo. Ah, sei caduto nella mia trappola. Un sasso inutile. Ma indistruttibile. Ok, ci sta. È uno statement. Facciamo verde. Pescherei 3, visto che non voglio sprecare sto mana. Harmonize. Qualche anno fa Harmonize era proprio tipo un auto-include in ogni verde, adesso si vede molto poco, devo dire. C'è di meglio in Commander qua su Arena. È comunque una buona carta per quei colori. Detto che gioco il blu, quindi non Sì, è che sì, sì. giocare Beh, altro. Però per esempio, appunto, fare un doppio uro sicuramente non è sì, male. Però, cioè, mi manca un po' quella pulizia di pago 4 mana, pesco 3 carte e mi sento tranquillo. sai che ti dirò che lascio perdere la mia leyline per un turno per fare questo e avere dei bloccanti. Avere doppi bloccanti. Già. Oh, 3-3. Siamo No, entrambi sì. ascesi comunque. Sono dei 5-5. Vabbè, 2-5-5 ogni upkeep non è male. Allora, mi sa che questo inizierà a toglierne uno perché è un po' pericolosa la situazione. Lasciato la pedina, sei matto. Questa cosa così. Io faccio questo, posso Fortuna che non copiarmelo? ti serviva. Cosa? Attivato Fortuna che non ti serviva col dito formale. Sei o triggerata? sbagliato. Beh, puoi copiare permanente pagando 4. Ma ho solo 2 E allora non puoi mana. farcela. Allora non lo farò. Però puoi copiare la sua abilità di mana pagando 2, giusto? O no? Però, sì, ma questo darebbe 3 mana. No, però potrei pagare, teoricamente, posso copiarmi questo. Lui tappa per 1 in più, comunque tappa per 4 mana. Esattamente. Ok. Però, questo pompa, vero? Sì. Questo ci piace. Quello è uno spirito, non vedo un 4-4. Quello è un 12-12, non è un gran problema. Ehi, come che prima era un 4-4? Sono 6-6. E 2 più 1, ho rubato di 3. perché ci sono questi che pompano di 1 e di 1? Ah, sono infatti 2, giusto. Eh sì. Vabbè, ti blocco i 12 danni, non quella di Ale, magari. Direi che è stato un turno quasi funzionale. Mille mana. Ora vorrei provare a fare una cosa molto interessante, ovvero questo con questo. Ok. Quindi dici di avere 4 vola. Ok. Ok. Vuoi fare un altro volo? Per caso? Allora. A uno più uno meno, dici, no? Questo può copiare qualsiasi. Sì, anche tu, Però però penso che in questo momento ti convenga prenderti una svalanga di driadi. è che non penso, cioè sì, posso copiarla,
Cioè, Beh, perché sì. altrimenti sul mio campo non hai grandi cose da prendere. No, è che pensavo che avevo... Boh, quante ne sono? Ne fai un numero violento. Cioè. No, pensavo che avendo ce l'ha nel cimitero, ma in realtà non ce l'ha perché non ce l'ho nel cimitero. No, perché lei era uno spirito quando l'hai lanciato. Era copiata, però io ho un volo. No, certo, esatto. Esatto. Beh. Ma sei riuscito a fare l'intero mazzo senza duplicare TP? No, più di un elfo. Elfi, maghi, wizard Poi soprattutto. esatto, già gli umani e i wizard non mi conta perché è il comandante. Però sono carte che comunque. Sì, comunque quella volta che giochi l'umano dici non lo copierai una o svariate volte, però comunque tutto il resto del mazzo. Diciamo da bassa sta vita che. Sì, ciao. 13 danni. Ciao, è già andata. Mi sa che. Devi trovare carte da giocare. Una me la fai pescare tu. Ti sto dando adesso. E non solo. Fa pure guadagnare vita sta carta. Bene. Non sufficiente per vincere subito. Faccio un po' di sabro ninja. Vabbè. Fatti tutti. Allora, io intanto inizierei con questa. Tac. Ma sì, io danni 4 vite. Ah, no, no, no. No, 6 a 51. Dovevo copiarlo. No, posso copiarla. Com'è? Che posso. Sto continuando a lasciar risolvere le cose quando non dovrei. Beh, meglio così. Allora, facciamo questo. Autopay. Teniamo full control, che tanto ormai le cose le ho già pass fatte passare quelle che dovevo passare. È esattamente quello che non volevo. Cinquantuno, perché sono 51? Perché hai guadagnato una vita con l'Etherfluss, due vite con il Ah, questo sé fa. e quando entra No. guadagni due vite. Eri a 46, ne guadagnate 5. Due vite quando l'ho lanciato. Una vita quando l'ho lanciato e due quando è entrato. Sono E andato. due col secchio monument. Ah, giusto, ogni cosa. Ok. Allora. Beh, allora. Questo sbagliavo 50 anni fa, Al sono andato lì. momento, più activate laser. Hexproof. Ho la risposta. Dal blu e al nero. Bam. Ok. La carta che volevo pescare contro un mazzo incolore. Sì, direi che è stata proprio la carta definitiva. Il bello che ce l'ho in tanti mazzi e la pesco sempre. Quando non giochi contro il blu e il nero. Esatto. Ma sì, ma anche in Commander è vero con altri tre avversari. Sì, chiaro. Nessuno che gioca coi Blu colori. nero. Direi, facciamo la bella. Sono una bella. Ricordiamoci di cambiare il formato. Giuro che per la prossima volta imparerò a farlo giù più in fretta. Io non credo. Ti presento uno dei classiconi di Arena per me. Questo. Anche se nel corso del tempo, le prime volte che lo giocavo era molto molto forte, poi ci sono state un po' di rotazioni. Non lo so, è diventato meno forte. Giocherò un mazzo cattivo. Anzi, è il mazzo cattivo. Ah, anche il tuo è cattivo, Eh quello sì, eh sì. Quindi che te lo ricordi ancora. purtroppo sì. Sembra una mano tenibile. Mi preoccupa molto tutto il removal e gli scartini che avrai tu. Perché Vediamo. come ti dicevo, le prime volte che ho giocato questo mazzo era molto più ottimizzato. Poi nel corso degli anni,
perché effettivamente ormai è quasi qualche anno che si gioca a È uscito Brawl su Arena. qualcosa, come si chiama quel set delle favole? Eldraine. Eldraine, esatto, che è uscito i mazzi Brawl e poco dopo sono usciti È su uscito Arena. Brawl su Arena. Sì, perché hanno spoilerato i mazzi con l'evento Brawl. Esatto. Molto divertente, tra l'altro. Ah, parlando di Eldraine, io andrei con un classicone. C'è il counter? Oh no, Me io lo non ero, ti giuro, ti giuro. pushi. Vabbè. Che tra l'altro, Questing Beast direi che è un'ottima carta quando anche l'avversario gioca un Planeswalker come comandante. Già. C'hai le risposte. Però salto l'endrop e via. E via. E vabbè, questo si fa. Tengo una mano contro terra, figurati se trovo mai la quattro. Come al solito, io sono il re Per rampa. delle giocate sbagliate. No, perché gioco la terra stappata quando potevo giocare quella tappata. Invece questo mazzo te l'ho detto che è cattivo, non faccio passare niente, non posso avere Eliminate, niente eliminate. Bella questa art, tra l'altro. io. Sì. Farò una Lolt che piagne. Lolth che ridere. Però questa potrebbe fare il suo lavoro. Sembrerebbe. Quella sì. No, guarda, una terra. Ora sai come ci si sente? Ehi, questa non è una terra. Mi oppongo. Questa sì. Facciamo che pesco. Facciamo che pesco. Ok. Go, my children. Non attaccherò. Non attaccherò. Molto lenta la questione. Molto molto lenta. Noi potremmo fare questa cosa qui. Tu potrei giocare già Professor Onyx. Potrei. Professoroni. Chi l'avrebbe mai detto? Vabbè, giocherò con ragno che è tenuto appositamente. Ma molto bene, molto bene. Faccio un segnalino io, fai un segnalino tu. I will get what I want. Che mi permette di distruggere tutto quello che costa uno o meno prossimo turno. Diciamo che faccio due danni qua. E Follia mai ti questa. dirà. Esatto. Perché io in realtà in mano ho un'altra Liliana che non è quella che ti aspettavi. Che può dare solo meno 3-3. Gli daresti meno 3. Sarebbe un peccato se distruggesse questo. Ma allora ce le abbiamo le giocatine sporche. Hai visto che roba? È come se giocassi il nero anch'io, quasi. Vediamo se peschiamo una carta in questo Ma va mazzo che bene, potrebbe. facciamolo crescere ancora di più questo Sarul. Sì, ci vediamo tutto. Vabbè, ovvio che me la prendo a terra, che domanda.
Cosa è successo? Ah, no, effettivamente sono aumentate le carte del cimitero. Vabbè, è andata così. Che bravi giocatori che siamo. Vabbè, in effetti mi scavolo un po' non aver usato il peschino di Bolt. Beh, no. Ci sono comunque cose utili da fare. Chi animiamo? Fosse stata un'altra foresta, cavolo. In questa roba delle command tower che vengono fuori del colore del tuo comandante è un sacco. Sì, sono d'accordo. È una Liliana in meno nel mondo. Che non è male, eh. Potrebbe sembrare una cattiveria, ma io farò questo. Mi duole parecchio, figliuolo. Questa è una cartina non male. Very spicy da aggiungere. In un mono nero, sicuramente. Anche perché, anche fosse che l'avversario non è in campo niente, ti peschi tre carte e fai perdere sei vite. Sì. Allora, questo attacca, che tanto la cautela non gliela toglie nessuno. Infatti. C'è un blocco. È il momento di iniziare a fare lupi. No, buono. Molto, molto buono. Abbiamo fatto vincere per la prima partita. Vediamo se fa lo stesso con Garruk giù. Già. Il prossimo turno fa un bel emblema. Vediamo cos'è in mano. Che bello. Beh, niente di terrificante, eh. Però un altro Garruk si toglie. Esatto. E beh, a questo punto un emblema non ce lo toglie nessuno. Meglio farlo prima che... Esatto. Poi si appoggia un lupetto. Si appoggia un altro lupetto. Cioè si appoggia un Mordor's Rider, ecco. Tra l'altro Werewolf Pack Leader adesso pesca attaccando da solo. Classico 2-2, il classico 6-6 costo 2. Sto piacendo come ti stai comportando. Beh, diciamo che hai avuto parecchie risposte. Questa partita me ne hai fatte... Esatto. Più e più volte. Aspetta, metto la proposta. Ne potrei prendere un sacco il prossimo turno. Se gioco il liane faccio il meno muore, se fa il più muore. E ti fa pure quindi... perdere una vita, eh. Facciamo così, chi si è visto, si è visto. Ah, così, appoggi l'X e passi. Passo, sì, tanto. Beh, ci avrai una risposta, mi auguro, in mano. Madonna. Tanto facciamo un lupetto. Lupettis, che sono dei 5-5 trample. Poi si attacca e si pesca. Perché no? Ah, appoggiamo questo e passiamo tranquilli. Io farò i Bone Death. Ok. Un bloccante. È un bloccante. È un bloccante che entra tappato.
Sì, un bloccante di merda perché è un 5-2 e i tuoi hanno trample, dici, sì, ma ci si può permettere di dire. Però puoi rigiocarlo dal cimitero, dai. Se ha tradeato, se blocchi il 6-6, no. Diciamo che esco una carta facendo cose, non saprei. Questa. No, in realtà guadagno 3 vite, che è l'unica cosa che non dovevo esiliare. Poi hai visto quella questing beast e hai detto speriamo che Si non sfoglia. torni. No, Beh, esatto. Non è vero, ho sbagliato. puoi rigiocarla a 4 adesso. Infatti, cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più pescare le carte? Ok, hai deciso che veramente bisognava fare quello. Ah, ma effettivamente non avevo contato tutto il mana del loto. Neanch'io. Finché non hai visto che potevi giocare ancora tutto. Che fa la professoressa? La professoressa. Allora. Fa solo creatura. Eh sì. Quindi prenderesti il rider. No, prenderei il werewolf. Dice la forza più alta, no? Ah, la forza, Eh sì, giusto. non il costo. Che schifo non fa. Anche perché lui posso pomparlo di 2 quando attacca, eh. E vabbè, questo ce l'hai tolto. Ah, fai pure quella vitina. Già, invece che perderla l'ho guadagnata. È così. A questo punto noi peschiamo, che male non fa, a parte 3 Esatto, l'unica cosa che fa è male in realtà, però. letteralmente male. Ma se ne facessimo questo? Ma si è trovarsi le bratte. O questo Quello aiuta a far passare 2 danni in più. sì, e a non perdere un'altra creatura. Facci un segnale su Garru. Punto, togliamo anche Liliana, dai. Ma così puoi rigiocarla e fare di nuovo il mene. Poggiamo pure la spada più scarsa che c'è, però l'unica Beh, su vabbè, arena. Fa lupi. lupi, esatto, che è la cosa importante. C'è una leggera tematica lupi in questo mazzo. Di per sé non c'è nessuna grossa sinergia, però ci sono dei lupi. E tra l'altro anche il Revenus Chupacabra non è un lupo, ma ha un po' la forma di canide, quindi. Beh, il Chupacabra è un tipo un. Dovrebbe essere tipo un lupo. Insomma, Sì, è una cosa simile. nelle dicerie, insomma. Mitologia. Esatto. Esatto. Messicana. Vabbè, comunque l'avrete trovata. Veramente? Sì, però non toglie proprio tutto. E ti lascia un Chupacabra a 5 con una spada che dà più 2/2. Esatto, sembra fatto apposta. Ah, tra l'altro non mi pompi neanche i segnalini. Ah sì, me li metti questi. Te preoccupa? Pa, 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 però ti fai le vite. Però mi faccio le vite. E in realtà posso giocare anche Liliana di nuovo. Può fare saccar di nuovo. Esatto. E farti pure un'altra vita. C'hai Sembrava finita, e invece. una capacità di rimanere in vita. Sì, Quasi fastidiosa. incredibile. E questo equipaggia con 2, ci piace. Lo facciamo, questo è istantaneo, lo giochiamo dopo. Non sai cosa, ovviamente. E passiamo. Intanto te lo dico. Intanto.
Beh, allora, intanto io il ley line blu non ce l'ho in campo. Adesso io appoggio questa, però appoggio piano. Ah, appoggi molto piano qua. Chiamo una terra dalla cima del mazzo? No. No, te la peschi con Professor Onyx. Anzi, te la Sì. milli. Allora, fammi pensare. Potrei. Questa carta di nuovo ti sconvolge la partita perché se inizi a lanciare Instant Sorcery. In mano. Ok. La gioco. Ok. Giusto per fare questi due vitine. No, no, per perdere vita e pescare quando giochi la terra. In realtà posso anche fare due danni e recuperarmi delle vite, che non è mai male. Approvo green, però blu, Sì. perché blu non è molto. Facciamolo in faccia, perché no? Questo vuol dire che hai delle cose da giocare in cima al mazzo. Perdo un po' di vita. Però le riguadagno con professorona. Ci sta. Questa si piace. Potrei giocare i Bondette. Sto che fai tanto lo splendido qua. C'hai pure 4 mana liberi, quindi c'è una buona possibilità che ciò accada. Oh, 5-6 in realtà, sì. Facciamo allora. Black Market. Che carta incredibile. Passerò il turno. Ok. Ah, tu hai due mana. C'è un removal? Io intanto farò un emblema di Garruk. Non gli si dice mai di no. Sei più sei trampola le tue creature. Sì. Ok, la removal c'era. Però noi facciamo così. E almeno. Facciamo questa. Ah, così intendevi. L'avevi Che ne dici di incontrato. appoggiare terra e fare un 8-8 con Trample che mi fa pescare? Dio santo. Judge. Oh no, devo scartare due carte. Questa penso che non serva. Molto bene, molto bene. Ora resta il problema che tu hai 1 milione di mana. Puoi giocarti le cose dalla cima del mazzo. Farei un sacco di vita. Io sono solo a 15. Ok. E già un attaccante in meno. Se tutto va bene, Chiudi. a te va male. Onesto. Sì, va
anzi, sai che ti dico. Due dannette. Per essere proprio sicuri, mi sa che purtroppo mi è girata bene. Cioè, purtroppo per te, ovviamente. Io che perché ho in cima il buon vecchio Gary. Da 11, 13, boom! Dando lui, sì. E sparisce così. Vincevo anche prima, non si sa mai che hai qualche cartina... No, tutto tappato, cioè, col mana verde. Potevo giocare un Veil of Summer anch'io. Avrebbe fatto qualcosa. Qualcosa rispetto alla partita di prima. Bene, ottima partita. Complimenti, hai vinto la prima puntata, quindi. Dichiarato campione assoluto per oggi. Per oggi. Esatto. E beh, che dire, ci vediamo alla prossima puntata, quindi preparatevi tutti perché questa è una serie che cercheremo di portare avanti anche con una certa regolarità. Adesso vedremo un attimino come riusciamo a organizzarci. Quindi grazie a tutti e ci vediamo. Ciao ciao. E voi cosa ne pensate? Lasciateci un commento e come sempre ricordatevi di mettere mi piace al video, condividere e iscrivervi al canale. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering, ricordate di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale. Da Magic è tutto, ciao e alla prossima!